Ciao amici di TheGamesMachine.it, abbiamo visto, assistito a una presentazione tutto lo scibile del meraviglioso Forza Horizon 3. Sì, questo è il take 2 in realtà del film, della video anteprima di Forza 3, perché l'abbiamo già girata ieri parlando della demo delle 3, giocato, esatto, sì. Ma in realtà oggi abbiamo visto cose molto più succose. Come ad esempio il fatto che, per la gioia del nostro amico Matteo Bittanti, che salutiamo ovunque esso sia nell'etere, è stata introdotta la possibilità di scegliere tra un protagonista maschile e un protagonista femminile, e oltre a diverse possibilità di personalizzazione del personaggio. Che... Infatti a un certo punto ha detto... Tu gli hai detto si può scegliere personaggio maschile o femminile? No, 14. Esatto. Io ho detto 14 generi. Esatto. E non mi tornava bene questa esatto, cosa. Anche me, anch'io, un po' turbato dalla cosa. Comunque, no, vabbè, oltre a questo, il giocatore impersonerà il capo dell'Horizon Festival, che è appunto la kermesse che muove tutti i Forza Horizon dal primo, e che appunto gli darà tra l'altro il grandissimo potere di poter istituire e creare delle gare un po' come capita, un po' a sua discrezione. Sì, esatto, qualsivoglia tipologia di gara egli potrà dar vita grazie alle blueprint, cioè gli schemi, per cui sceglie dal nome alla gara, sceglie la tipologia di auto, la tipologia di percorso. Non puoi creartelo tu con un editor al volo tipo The Crew, ma ci sono un centinaio, sì, tipo di percorsi già preconfigurati. La cosa divertente per me, meno per lui, ci abbiamo quasi litigato, è che puoi usare le Lamborghini nello sterrato, sì, però ovviamente ha più senso ed è più divertente farle. La cosa bella che rende il gioco il più social, certo, di corse mai realizzate, che questi eventi li puoi condividere con i tuoi amici, se li troveranno di fatto ti rovineranno la tua console perché te li trovi installati a tuo malgrado. La magia del Drivatar. Esatto, e quindi poi oltretutto contribuiscono alla costruzione della tua carriera, non sono eventi a parte che non fanno contesto, ma arricchiscono. No, anche perché da bravo capo dell'Horizon Festival potrei decidere di assoldare i Drivatar dei tuoi amici, che contribuiranno a portarti esperienza, soldi e quant'altro, e ad accrescere appunto le tue fortune in senso più ampio. Ma soprattutto, se nel caso di Drivatar, come quelli di Ivan Conte, sucano e non sono capaci, li puoi licenziare e prendere qualcuno di più bravo. No, la cosa più bella è che quello che licenzi si vedrà arrivare la notifica: scusa, ma sei una schiappa de me. Comunque sì, la componente social quando fai miracoli. No, altra cosa importante appunto è che giustamente il modello di guida è quello classico dei Forza Horizon, quindi perfetto tanto su strada quanto su sterrato, quindi appunto tu che sei un appassionato di Lamborghini vuoi guidare Lamborghini anche nello sterrato, con i risultati che... Cioè, per quanto si possa amare la casa di Sant'Agata Bolognese, una Lamborghini sullo sterrato non benissimo, secondo me. Quindi appunto tu farai tutte le gare un po' cattivelle, per non dire antipatiche, con le Lamborghini sullo sterrato, mentre invece la gente normale preferisce le Dambuggy, che sono la grande introduzione di Forza Horizon 3, che sono state ricreate in tutto e per tutto nella maniera solita, affidabile, un po' arcade ma soprattutto simulativa degli Horizon, e che sono un piacere da guidare, tra l'altro, perché appunto con le sospensioni morbide assecondano tutta la classica ricostruzione di scenari di Tartan, che è perfetta come al solito ed è molto goduriosa applicata al modello di guida, sì, che è come al solito impeccabile. Esatto, altre due aggiunte, adesso farò una gaffa ma magari no, nella gara libera ci sono i drift conteggiati, sì, che prima non c'erano. Nel viaggio del mondo. Esatto, quindi sì, si può fare le curve driftando come dei bambocci, sì, e prendere, sì, punti. Anche in quello. Così come c'erano gli speed trap e, esatto, gli autovelox, ci sono anche i drift che sono un'aggiunta. Esatto. E poi la cosa che hanno presentato oggi, l'ambientazione dell'Outback, che non era stata fatta vedere, per cui non mi spero a un certo punto di vedere anche Ayers Rock, però comunque sicuramente tutto il resto. Hanno detto anche del Forza Palusa, anche se vogliamo, che consiste in eventi
specifici per i weekend o comunque per giornate speciali di gioco in cui si vengono proposte al giocatore delle sfide particolari che una volta completate danno dei reward particolari come la Ford Sierra S14, se non sbaglio, che è uno dei mezzi più ambiti dai fan della saga. E niente, cosa dire, lo aspettiamo con ansia sia su PC sia su Xbox One ovviamente. Specifiche non sono state dette? No, non ancora. Non ancora, le Porsche non sono state annunciate, secondo me o le annunciano alla fine o saranno DLC.